Ciao a tutti! Oggi prepareremo la brioche filante con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, lievito di birra fresco, zucchero, sale, burro, uovo, aroma di vaniglia, pasta d'arancia e aroma di brioche e per farcire gocce di cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero ed il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere 120 g di farina ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3. Lasciare riposare nel boccale per 30 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere al composto la farina rimasta, la pasta d'arancia, l'aroma di brioche, l'aroma di vaniglia e l'uovo. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 2 minuti. Azionare il bimby per 5 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio pian piano unire il burro. E alla fine aggiungere il sale. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, dividerlo in 5 parti uguali. Prendere ogni panetto, schiacciarlo leggermente. Mettere un po' di gocce di cioccolato fondente al centro, chiudere e formare una pallina. E posizionare su uno stampo da plum cake da 30x11 rivestito con carta da forno bagnata e strizzata. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso spennellare la superficie con il latte. Decorare con le gocce di cioccolato.
Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 5 minuti. Successivamente abbassare la temperatura del forno a 160 gradi e proseguire la cottura per 25-30 minuti. La brioche è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Brioche filante con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Sofficissima!